Benvenuti nel mio canale. In questo video andiamo a vedere che cos'è WPS Office. Innanzitutto sappiamo che a livello storico il più importante programma d'ufficio è Microsoft Office, però sappiamo che negli ultimi anni l'open source, cioè il codice sorgente libero, ha creato dei programmi che sono, se non migliori, addirittura pari a quelli che sono a pagamento, il caso appunto di Office. WPS Office è molto simile all'Office classico perché offre tre programmi, sostanzialmente offre un foglio di calcolo, uno strumento per editare documenti ed anche uno strumento per creare delle presentazioni. Infatti il nome WPS sta proprio da qua, quindi possiamo fare dei Word, PowerPoint, Sheets, in questo caso inteso come fogli di calcolo, da qui il nome WPS. E come installare WPS? Cerchiamo in Google WPS Office e andiamo proprio nel sito che sviluppa questo programma. Innanzitutto possiamo vedere che esiste la versione free e quella premium. La versione premium offre tantissime caratteristiche e costa 29 dollari all'anno. Possiamo ovviamente a nostra discrezione scegliere se comprarla o usare la versione base. Innanzitutto scarichiamo quindi la versione per Windows. Io sto usando Windows XP, ma funziona su tutti i Windows. E una volta scaricata andiamo chiaramente a fare un doppio clic sul programma scaricato. Andiamo a vedere in downloads. Non ho downloads, benissimo. Allora scarichiamola per Windows. Downloads. Procediamo allo scaricamento. Sono circa 76 mega. Chiaramente una connessione più o meno veloce vi permette quindi di scaricarlo in tempi più o meno veloci. Poi dovrei avere da qualche parte una versione già scaricata. Google Chrome, essendo un sistema operativo appena installato, chiaramente aspettiamo il download, si tratta soltanto di 4 minuti. Nel frattempo, mentre aspettiamo il download, possiamo aprire il nostro Office, quello classico. Andiamo a vedere intanto com'è appunto l'Office. Nel mio caso mi focalizzerò su Excel. Vediamo innanzitutto com'è l'Office 2007, perché è quasi identico al nostro WPS. Presenta questa barra in alto con delle icone che viene chiamata ribbon, dei fogli di lavoro dove è possibile fare diversi calcoli separatamente, come vi dicendo. Ecco, la cosa caratteristica di WPOffice è proprio il fatto che è compatibile con i file di Office. Quindi se creiamo un file in Office, vogliamo ad esempio dare a dei colleghi o per un lavoro, eccetera, dei nostri lavori, possiamo appunto utilizzare questo strumento che è WPS Office per editare, salvare e quindi quantomeno. Una cosa interessante è quella che WPS Office, se
Così come le ultime versioni di Office, Microsoft Office, è in grado di esportare in PDF e di leggere i PDF. Andiamo a vedere innanzitutto nel sito stesso che cosa possiamo fare. Quindi vediamo ad esempio con l'Office Free. Innanzitutto WPS Office è vero che è giustamente l'autore. Dice appunto che mette abbastanza pubblicità, proprio perché appunto c'è dietro del lavoro, giustamente qualche banner ci sarà, neanche troppo ingombrante, però sostanzialmente essendo una versione free, chiaramente qualcosa deve esserci, perché giustamente vediamo innanzitutto cosa ci dice l'autore, supporta il cloud, quindi è possibile salvare sui vari strumenti di Amazon, Azure, quantomeno, supporta il drag and drop, quindi possiamo trascinare, soprattutto c'è, come possiamo vedere in questa immagine, possiamo vedere che ci sono dei template già pronti, una cosa molto interessante perché qui abbiamo le navigazioni a sezioni come vi ho fatto vedere e multi document tab 1, 2, quindi più documenti aperti, e possiamo tranquillamente lavorare su più documenti. Esiste anche il blog di WPS, da dove ci sono aggiornamenti, quindi notizie, sviluppi futuri, possiamo leggere anche sul sito di WPS, quindi ci dice che cos'è la suite, eccetera, e possiamo appunto leggere proprio per capire che cos'è questo strumento. Ovviamente poi c'è anche la sezione dei tutorials, dove appunto ci dice come utilizzare. Molte funzioni sono molto simili a Office, quindi se usiamo Word o Excel, tantissime funzionalità le ritroviamo. Quello che cambia sono, ad esempio, se usate Office a livello avanzato, le funzioni, cioè ad esempio, fare un esempio classico, settimana punto giorno, cioè ora è presente, ma non ci saranno altri nomi, anche se è completamente compatibile. Quindi se usiamo delle funzioni in Office e salviamo il file, WPS sarà in grado di interpretarlo. Mi ha parlato di Excel, è comunque uno strumento molto interessante che a WPS fa proprio le presentazioni. Lato PowerPoint, avendolo usato molto, posso dirvi che è veramente identico e crea delle presentazioni veramente di notevole impatto. Io stesso sul mio canale Pierpaolo Romanelli potete trovare dei video di turismo che ho realizzato, dove appunto si evince, sono stati fatti proprio con WPS e si evince appunto la qualità di questi video. Vediamo innanzitutto a che punto siamo, restano 4 minuti, non è molto, e comunque ne eravamo rimasti. Ad esempio come formattare il background delle slide. L'operazione è molto semplice, però come vediamo ci dice cosa fare, se sono il background, un solid fill, un gradient fill, eccetera eccetera. Quindi il sito è molto documentato, ci sono molti tutorial, quindi non è un programma che resta a sé, ma è molto seguito, molto. Infatti vediamo l'ultimo articolo del 15 marzo 2018. E chiaramente è un programma che vale la pena di essere installato. Una cosa interessante di WPS è il fatto che supporta i sistemi operativi. Ad esempio io uso Linux, uso Windows ed è supportato, come vediamo dalla mail, da Windows ed anche da Android. Una cosa lo rende molto molto interessante perché resta sempre gratuito. E chiaramente è molto interessante, soprattutto perché è ovviamente un programma che resta gratuito. Vediamo intanto quanto manca al famoso download, restano ancora 5 minuti.
anche se io dovrei avere parte, dovrei avere il programma, quindi apriamo Maxtor, che è il nostro browser. Il computer dovrebbe essere un po' più veloce, essendo una ASUS ROG, però un pochino soffre, bisogna dire. Mettiamo che si apre Maxtor. Maxton Browser installa, yes, vogliamo stoppare l'installazione, apro qua il browser, andiamo in downloads, opera VPS free folder, eccolo qua che l'abbiamo trovato. Quindi e andiamo a installare VPS Free, che non è ancora installato su questo bel computer. Chiamo, in questo caso possiamo vedere che è in inglese, il che non è un grosso problema perché comunque possiamo installarlo anche in italiano. Esiste la versione in italiano, da una persona italiana che si è occupata della traduzione. Funziona bene. Chiamo su installa adesso. E vediamo che che il nostro VPS Office procede senza problemi. Una vecchia guida, vediamo che supporta il DOC, il DOCK SLRTF, TF New Charts, nuova Interaction Experience, nuove caratteristiche, converte, vediamo che supporta i formati anche di OpenOffice. VPS PDF, converti PDF to Word, PDF Spring, New Charts, ci sono moltissime caratteristiche, una ragione per cui non bisogna farselo scappare. Allora, il mio sistema operativo è, come abbiamo visto, Windows XP, ma è supportato fino al Windows 10, chiaramente, fino a tutti i sistemi operativi successivi, 2008, 2007, 2010 e via dicendo. Adesso è supportato anche su Ubuntu o su comunque sistemi Linux, il che non è poco, perché comunque esistono vari sistemi operativi, ognuno decide quale sistema operativo aggrada. Vediamo appunto che si installa, per l'installazione sono necessari ovviamente in base al computer più o meno dai 3, 4, 5 minuti. Ovviamente avendo un disco SSD il discorso cambia, qui non c'è un disco SSD, SSD ma un disco 7200 rpm e soprattutto sono in una virtual machine, il che va a inficiare sulle prestazioni. Vediamo che i tre collegamenti sono già stati creati e si apre appunto l'interfaccia di VPS. Da notare che si può anche effettuare, registrarsi e avere alcuni servizi. Io non mi sono mai registrato, però è la possibilità di registrare. Vediamo che ha aperto VPS Writer, che è proprio lo strumento che ci permette di creare dei documenti di testo o comunque tesine, qualsiasi. In questo momento sta cercando di collegarsi al center di VPS. Eccolo qua. Qua per esempio ci dice che un giga, è possibile ottenere un giga registrandosi, tutti gli strumenti in più, e si presenta la schermata con tutti i template. Eccolo qua, premium only, command e templates, possiamo partire se proprio non siamo pratici o comunque non vogliamo perdere tempo a crearci il nostro documento. Possiamo utilizzare questi template, da dire che purtroppo moltissimi hanno la voce premium, quindi
Quelli che non hanno premium, dove non c'è la voce premium, sono chiaramente utilizzabili da tutti, quindi senza dover essere premium. Ad esempio, possiamo cliccare su questo, verrà scaricato. Quindi ci dice la data, la preview, downloads, 10 favoriti, eccetera. Ovviamente. Clicchiamo su download now, vediamo che parte la barra di avanzamento e viene scaricato un dockets, quindi un documento già pronto con un bel sottofondo. Quindi possiamo, tra l'altro, come vediamo, utilizzare dei temi già pronti, ovviamente selezionando ciò che non è premium, dove non è scritto premium, possiamo utilizzare una cosa molto interessante. Ad esempio anche questo Christmas Poster Template è un altro template che è completamente gratuito. Vediamo intanto che supporta questo Tubbit Documents, che è molto interessante perché possiamo aprire più documenti con tempo, ovviamente se il nostro computer ce lo permette. Il mio computer dispone di 12 GB e qui vediamo appunto il nostro template già fatto, per esempio dobbiamo fare degli auguri di Natale. Ovviamente possiamo utilizzare tanti auguri di Buon Natale. Vediamo che appunto possiamo utilizzare dei temi che sono molto carini. Come possiamo vedere, non ha nulla da invidiare all'Office originale, anzi, a volte chi potrebbe essere anche preferito. Quindi abbiamo visto che ovviamente possiamo fare i nostri documenti, eccetera. Innanzitutto vengono create tre icone sul desktop. Andiamo a vedere anche lo spreadsheet, perché WPS Office appunto ha anche questo programma che è il foglio di calcolo classico di Excel. Quindi ancora una volta si apre questa schermata iniziale e chiaramente qualche piccola pubblicità, come avevo annunciato, si presenta. Clicchiamo su Script Ads. E qua vediamo appunto che ci sono anche in questo caso dei template. Ad esempio il calendario lo posso scaricare ed è gratuito. Vediamo che mi ha creato appunto un calendario che è abbastanza carino. È un template, però comunque da stampare non è mica male. E vediamo che appunto possiamo utilizzare le caratteristiche di Excel, è perfettamente compatibile, ecco. Grazie per aver visto questo tutorial, abbiamo visto un piccolo excursus su che cos'è WPS Office e come installarlo. Vi chiedo di iscrivervi al mio canale video tutorial per altri video certamente molto interessanti.